Quanta aristocrazia! Signore mi ha salvato, mi sono fatto il battesimo in acqua, mi ha battezzato pure con lo Spirito Santo, grazie a Dio ogni tanto mi faccio qualche cosa. Con tutto quello che succede attorno a noi, ti sei informato? Lo sai quello che sta accadendo? Le guerre? Quando voi udrete queste cose, l'ha detto Gesù, noi non sappiamo il giorno, non sappiamo l'ora, però Gesù ci ha dato dei segni. Quando vedrete accadere queste cose, tenetevi pronti, alzate gli occhi vostri al cielo, Gesù sta per ritornare. Chiesa, lo sai che Gesù sta per ritornare? Avverti che Gesù sta per ritornare, lo sai che c'è poco tempo. E noi ci prendiamo il lusso di trascurare le nostre riunioni di preghiera. Perdonatemi, fratelli, è uno sfogo nell'amore del Signore. Non sono qui a fare il bacchettone, a fare quello che ama essa. No, io sento un profondo dolore nel mio cuore. Vedere le riunioni di preghiera disertate. Noi ci prendiamo il lusso di disertare le riunioni di preghiera. Noi, popolo pentecostale, pentecostale, noi che dovremmo avere il battesimo dello Spirito Santo all'ordine del giorno. Abbiamo dei credenti, non vi faccio alzare la mano, noi abbiamo, ho fatto un calcolo, ho avuto opportunità di visitare ogni chiesa, parto da ogni comunità, noi abbiamo delle percentuali di credenti del 50% e anche di più, i quali sinceri, onesti, ma non sono battezzati con lo Spirito Santo. E la cosa drammatica non è questo dato, è che non ci rendiamo conto, che non sentiamo il bisogno di fare nulla. A me non interessa quello che succede stasera, non ha molta importanza, sarà molto importante quello che potrà accadere da domani in poi, e cioè da come sarà frequentata la riunione di preghiera. Se il mio popolo si umilia, cerca la mia faccia, prega, io lo ascolterò dal cielo, risponderò alle proprie preghiere e spezzerò le catene dei tossicodipendenti e rialzerà gli ammalati dai letti. Il Signore risusciterà i morti. Credi tu questo? Fai la differenza. Avrai dei problemi, vuoi servire il Signore, sei sicuro? Se vuoi puoi camminare pure così così, un po' di qua, un po' di là, puoi anche zoppicare un po' di qua e un po' di là, non capiterà mai nulla. Ma se tu decidi di servire il Signore, Dio ti farà vedere cose incredibili. Cerca di scendere un pochettino, passatemi questo tempo, togliete sta puzza sotto il naso. Esther, ricordati bene che tu dove sei arrivata, non ci sei arrivata perché eri migliore degli altri, a te ti ci ha portato il Signore. Ti ricordi, fratello, sorella, quando il Signore ci ha raccolti, come stavamo messi male, stavamo con gli stracci? Satana ci aveva preso a calci, ci aveva distrutti, ci voleva ammazzare. Quando il Signore ci ha trovati mezzo morti. Questa è la nostra partenza. Il Signore ha avuto pietà di noi, ti ricordi? Ti ricordi come stava messa la casa tua? Ti ricordi come stava messa la vita tua? Ti ricordi che la notte non dormivi? Ti ricordi la depressione, la paura, l'angoscia? Ti ricordi? Il Signore ti è venuto incontro. Quella è la tua origine, non te lo scordare. Quindi abbi la realtà di ciò che ti circonda, vedi le persone, abbi passione, compassione della gente, parla di Gesù alle persone.